Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri, un convegno regionale per sensibilizzare e informare il clero delle diocesi della regione ecclesiastica Ligure sul tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Lo hanno organizzato ad Arenzano i vescovi della Conferenza Episcopale Ligure, un appuntamento indirizzato in particolare ai presbiteri e ai diaconi dei primi 10 anni di ministero, ma aperto e consigliato a tutti i membri del clero Ligure. Relatore Don Gottfried Ugolini, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Vediamo. Laici, diaconi, sacerdoti e vescovi delle diocesi liguri hanno preso parte al convegno dedicato alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili organizzato dai vescovi liguri ad Arenzano per ascoltare la relazione di Don Gottfried Ugolini, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili, costituito dal Consiglio Episcopale Permanente il 14 novembre del 2018 per promuovere e accompagnare attività di prevenzione e formazione a livello territoriale in ordine alla tutela delle persone più fragili. L'obiettivo fondamentale per cui è nato il Servizio Nazionale Tutela Minori e Persone Vulnerabili è proprio quello di formare, innanzitutto informare gli operatori pastorali, cominciare dai vescovi, sacerdoti, laici impegnati nelle attività pastorali di questa realtà che è purtroppo presente nella società e anche nella Chiesa, perché la Chiesa è nella società. Quindi il primo obiettivo, il primo scopo per cui abbiamo convocato come servizio regionale tutela minori, ci tengo a precisare che ogni diocesi ha il suo servizio diocesano, ecco. Però il servizio regionale costituisce un riferimento più globale per tutto il territorio della regione ecclesiastica Ligure. È stato il primo incontro dopo gli anni del Covid, ecco. Era già stato messo in programma da tempo, oggi finalmente qui ad Arenzano, grazie all'ospitalità dei padri carmelitani, c'è stata la possibilità di vederci di persona. Ecco. Sono stati numerosi i diaconi e i sacerdoti che hanno preso parte con attenzione alla mattinata di lavoro, segno questo di una consapevolezza crescente. La consapevolezza è proprio la cosa principale, a volte si tendono a rimuovere certi problemi, ecco. Oggi è un modo per metterli in luce con chiarezza, anche se a volte questo mettere in luce con chiarezza alcune problematiche può anche disturbare o far male, ma questo è utile per non sbagliare. Ecco. Il tema degli abusi tocca tutte le dimensioni di ogni persona umana, ma tocca anche tutte le dimensioni della Chiesa stessa e altrettanto della società. Per cui l'invito di una riflessione su se stessi per capire come gestisco io il potere, come vivo io la mia sessualità, come vivo io le mie forze aggressive, come vivo le relazioni per rispettare l'altra persona, per cogliere la sua dignità, per il suo bene, ma anche per contribuire per il bene comune. La relazione proposta da Don Ugolini è stata piuttosto articolata. Innanzitutto, chi sono le vittime? Quando parliamo delle persone vittime di abusi, abbiamo le donne e gli uomini che hanno subito l'una o l'altra forma di abuso, è vero, ma abbiamo le persone che hanno abusato, ma abbiamo anche le comunità, le famiglie che sono contemporaneamente state abusate. Abbiamo la Chiesa che è stata abusata, abbiamo la fede che è stata abusata, per cui abbiamo veramente come quando si butta un sassolino nell'acqua, abbiamo i cerchi che si moltiplicano. Sono fratelli e sorelle quelli abusati, sono fratelli e sorelle gli abusatori. Credo per noi cristiani sia questo un tema estremamente delicato. E se è un tema però che dobbiamo affrontare. Siamo fratelli e sorelle nella stessa comunità, questo non vuol dire che c'è la stessa cosa, ma vuol dire sentire davvero che come siamo vicini a tutte le persone, siamo chiamati anche ad essere vicini a questi fratelli e sorelle, come diceva all'inizio Don Gottfried. Il tema chiave quindi è quello della relazione. Una buona relazione che è prima di tutto anche la relazione con se stessi,
ma anche la relazione con gli altri, e sappiamo che ognuno di noi è un originale, per cui tutti siamo diversi se tutti sono un originale, per cui cogliere la diversità o l'originalità, meglio ancora, dell'altro, cogliere il suo bene, cogliere i suoi bisogni, cogliere le sue prospettive, i suoi desideri, per trovare una modalità di condividere, ma anche poi di convivere in modo tale che ognuno di noi possa svilupparsi, mettere a disposizione le doti che ha, ma anche con il accettare i limiti che ognuno di noi ha. In questo senso, qual è il ruolo dei social network? Sono importantissimi perché ognuno di noi li usa e dipende dall'uso che ne facciamo. Purtroppo i social media sono anche quei mezzi attraverso i quali i giovani e non giovani hanno accesso a tutte le forme, i contenuti di pornografia, di pedopornografia altrettanto. E sappiamo che attraverso un'identità falsificata spesso ci sono delle persone che nei chat contattano dei giovani o non giovani, provocano degli abusi sia online che anche offline, cioè provocando degli incontri poi fuori in realtà. Qual è quindi la strada che è necessario intraprendere? Allora, abbiamo notato qualcosa a livello mondiale. Dove si parla più apertamente della sessualità, dell'aggressione, del bene delle persone, della dignità umana, costruisce un clima, un'atmosfera dove le persone che hanno subito l'una o l'altra forma di abuso, anche di quello sessuale, riescono a parlarne. E io penso che questo è il grande contributo che sia gli operatori pastorali possono fare, sia anche i media, perché io noto ogni volta che ci sono delle informazioni che passano per i media, ci sono di nuovo persone che svelano il loro vissuto, la loro sofferenza, e solo in questo modo allora noi possiamo anche aiutarle. Un dato emerso durante la relazione di Don Ugolini è la difficoltà che incontra la vittima nel farsi ascoltare. Secondo lo studio presentato dal sacerdote, una vittima per ottenere di essere ascoltata e capita deve rivolgersi a 9 persone diverse. È un richiamo a tutta la società, che oggi pare che il tempo per ascoltare non ci sia, presi un po' da tante cose da fare, probabilmente anche giusto, ma veramente la scelta dell'ascolto è un po', credo, una cifra base per tutti noi, per noi Chiesa, per noi società, nell'essere attenti a questi bisogni che ci sono, e il primo di tutto è l'ascoltare. Quindi credo che davvero sia un richiamo per tutti noi ad impegnarci e anche ad avere più competenze nell'ascolto, prepararci, aiutarci ad avere competenze nell'ascolto. Al convegno erano presenti anche laici, oltre che a diaconi, sacerdoti e vescovi. Padre Marco Tasca ha messo in luce l'importanza di fermarsi a riflettere. La parola, mi pare, chiave qui è tutela, tutela e persona. Cioè, questo credo che sia davvero un discorso che prende certamente i minori e gli adulti vulnerabili, ma chiede anche un'attenzione a tutta la persona, a tutte le persone. Qui oggi è emerso in maniera molto chiara quanto è indispensabile attenzione alla relazione. Avere a cuore la relazione in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue attenzioni, in tutte le sue particolarità. Credo che sia, come Chiesa, un grande richiamo a noi ad essere attenti, privilegiare la relazione e stare attenti a tutti i segnali che ci dicono che la relazione c'è qualche difficoltà, c'è qualcosa che non funziona. E davvero, come Chiesa, è un momento anche di essere sempre più attenti, essere vicini alle vittime, dire che davvero la Chiesa è vicino e sente davvero il condividere questa fatica e questa difficoltà, e da parte della Chiesa quindi mettere in atto tutte le attenzioni che ci permettono di prevenire. I lavori sono durati per tutta la mattina, al termine c'è stato spazio per un confronto. La sollecitazione è quella a moltiplicare iniziative del genere a livello diocesano. Più formazione, più informazione c'è, e meglio è, diciamo così, le cose procedono perlomeno in un'ottica di presa di coscienza maggiore.
Il secondo punto che ho tenuto anche a sottolineare è il fatto che la regione Liguria, la regione ecclesiastica Ligure ovviamente, cioè le diocesi della Liguria, possiedono anche uno strumento molto importante, secondo me, che è l'Istituto di Pastoral Counseling, che ha sede legale ad Albenga, ma che poi svolge il suo lavoro per tutta l'Italia, ed è un istituto che aiuta in 3 anni ad acquisire un diploma, certamente, ma che ha proprio la finalità di aiutare sacerdoti, operatori pastorali a bonificare un po' le relazioni pastorali. E questo è uno dei problemi che soggiace anche alle tematiche del convegno di oggi. E credo, ho invitato anche i presenti a tenerlo presente, questo istituto, come strumento utile proprio per aiutarsi a fare meglio quello e ad essere meglio quello che dobbiamo essere e fare. E il tema che torna è quello delle relazioni. Io credo che il tema delle buone relazioni e della bonifica delle relazioni umane sia essenziale. Certo, noi lo facciamo alla luce anche di Cristo, però ci si avvale anche degli apporti delle scienze umane che non poco aiutano in questo processo, in questo cammino di bonifica delle relazioni. L'Ucraina e l'Europa oggi si sono fermate per il primo anniversario dall'invasione russa. Una nostra riflessione condotta insieme a Don Andrea Parodi. Vediamo. Il 24 febbraio del 2022 quella che sembrava una ipotesi terribile è diventata realtà. Le forze armate della Federazione Russa hanno invaso l'Ucraina. Mentre il mondo cominciava ad uscire da 2 anni di pandemia, quella che la lingua del Cremlino ha definito operazione militare speciale portava davanti agli occhi del mondo ciò che ogni guerra genera: dolore, morte, distruzione e un senso diffuso di sfiducia e precarietà che, la storia lo insegna, apre le porte a sciagure più durature ancora, come i totalitarismi che l'Europa ben conosce. Mentre lo spettro della guerra nucleare si affacciava nuovamente nelle prospettive dei governi, una parte dei paesi europei ha conosciuto da vicino il dolore di chi fugge dalle bombe, accogliendo famiglie, specie donne e bambini, che hanno lasciato il paese con un'unica, forte speranza, quella di tornare e di rivedere i propri cari. Io ho ben presente la realtà genovese, ma mi sembra di capire, soprattutto dal confronto con padre Tarasenko, padre Vitali, che la Liguria a tutto arco ha vissuto questa accoglienza. Genova ha in questo momento come chiesa genovese in carico 3.385 persone, che sono 1.300 nuclei familiari più o meno, una parte di questi ospitati in strutture ecclesiali, una quindicina, molti in alloggi messi a disposizione dalla Caritas, che abbiamo con comodato gratuito per ospitare gli ucraini. Subito sembrava che dovesse durare fino a giugno, poi queste ospitalità, salvo qualcuno che non poteva proprio per motivi di forza maggiore rinnovare, sono stati rinnovati fino ad oggi. La speranza è che non si debbano più rinnovare, perché questo significherebbe che siamo arrivati a una soluzione del conflitto, ma messi a disposizione e conservati nella disponibilità, direi, finché non si riuscirà a riaccompagnare, speriamo. Io dico sempre, il giorno che tornerete a casa vorrei accompagnarvi a casa, per cui finché non riusciremo ad arrivare a quel giorno. Poi, ad un anno di distanza, la voce che con più fedeltà ha chiesto la fine della guerra è stata ed è quella di Papa Francesco, che non cessa di ricordare l'Ucraina in ogni circostanza pubblica. Mi sembra che in questo anno molti stati, molti paesi hanno dimostrato solidarietà all'Ucraina, ma una solidarietà, come dire, a sostenere la difesa armata. Non tutti e non altrettanto si è fatto per dire lavoriamo a costruire la pace. La Chiesa ha lavorato ad accogliere, a sostenere, a tutelare
in qualche maniera dare dignità di vita quotidiana a tantissimi profughi, lo abbiamo fatto a tutti i livelli. Oggi, proprio sulla scorta anche della parola del Papa, sentiamo il bisogno che, dato che il calendario ci porta a distanza di un anno a quell'evento, a quell'appuntamento, dire dobbiamo impegnarci non semplicemente a rendere forte l'Ucraina perché resista, ma perché ci siano uomini di buona volontà che vogliano trovare strade per cui si arrivi a una soluzione del conflitto, che non è né schiacciare uno o dare ragione all'altro, ma è trovare un equilibrio perché su questa terra possiamo starci tutti. Siamo all'inizio del tempo di Quaresima, con le immagini andiamo nella diocesi di Tortona proponendovi la sintesi della riflessione proposta nella cattedrale da Monsignor Guido Marini nella celebrazione del Mercoledì delle Ceneri. Abbiamo peccato. Scaturisce dal Salmo 50 la riflessione che Monsignor Guido Marini ha proposto nel giorno in cui inizia il tempo di Quaresima, nella liturgia del Mercoledì delle Ceneri celebrata in cattedrale. Non è difficile verificarlo e ammetterlo, ha aggiunto il Vescovo, e così ci siamo allontanati dal Signore, lo abbiamo dimenticato e contraddetto, preferendo prendere altre strade rispetto a quelle che Lui ci indicava, e così il volto di Dio ha perso luminosità e bellezza ai nostri occhi. Abbiamo peccato. E siamo rimasti più soli nel cammino della vita. La parola peccato, che risuona sulle labbra, scenda nel cuore e diventi una umile e sincera ammissione di colpa davanti a Dio, ha aggiunto Monsignor Marini, che però ha accostato l'altra parola forte della liturgia tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, in cui Paolo esorta: lasciatevi riconciliare con Dio. Perché se abbiamo peccato e se ci siamo allontanati dal Signore, ecco che quest'altra parola fa di tutto per ricondurci a Lui e per rendere la nostra vita e il nostro cuore rinnovati. Lasciatevi riconciliare con Dio in nome di Cristo. Ma cosa significa aver peccato? Significa non aver creduto all'amore, ha spiegato il Vescovo. Non ci siamo fidati dell'amore di Dio. Non abbiamo creduto fino in fondo che questo Signore che è presente nella nostra vita ci ami e che sia tutto per noi e che la sua parola sia una parola di verità e di vita. Non lo abbiamo creduto. Dubitare dell'amore di Dio, non fidarsi, vuol dire smarrire la bellezza e la gioia della vita. Perché in realtà non credere all'amore di Dio, non fidarsi di quella parola che Lui ci rivolge, non prestare ascolto a quella voce che accompagna la nostra vita, significa questo: smarrire la bellezza e la gioia vera dell'esistenza. Nell'ammettere di non aver creduto all'amore, risuona in tutta la sua forza l'invito a lasciarsi riconciliare, ha aggiunto Monsignor Marini, invitando a ripetere all'inizio del cammino di Quaresima le parole forti della liturgia: abbiamo peccato, abbiamo smarrito la gioia e ascoltiamo con consolazione, con il desiderio autentico di accoglierlo, l'invito a lasciarci riconciliare con Dio per ritrovare Lui e insieme a Lui la bellezza e la gioia della vita. Avviare un processo di transizione ecologica richiede un cambiamento di prospettiva. Nell'enciclica Laudato Si, Papa Francesco, pur parlando di ecologia globale, fa riferimento alle piccole realtà perché le indica come elementi essenziali per poter mettere insieme buone pratiche già esistenti e avviare una vera e propria rivoluzione nel modo di pensare e di agire. È stato questo il tema del primo dei 6 appuntamenti del percorso di formazione organizzato dall'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Savona Noli. Vediamo. È
un percorso di alto profilo quello avviato dall'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Savona-Noli, che propone un programma di formazione sulla transizione ecologica e l'ecologia globale, a partire dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Un percorso che apre ad un futuro sostenibile, che richiede di uscire, come sottolineato in apertura dell'incontro dal Vescovo Calogero Marino, dall'inconscia convinzione che il futuro finirà con noi. Lavorare sulla Laudato Si significa invertire questa inconscia convinzione. Significa pensare e sapere che il futuro non finirà con noi e che vogliamo occuparci del futuro di quelli che ancora verranno. La prima riflessione è stata proposta dal docente universitario Sebastiano Nerozzi. Attuare una conversione ecologica, ha evidenziato, richiede un cambiamento del nostro modello di sviluppo, uscire dall'economia dello scarto e trovare nuovi stili di vita. Una sfida che chiede di rafforzare i legami comunitari, costruendo relazioni e favorendo innovazioni sia sul piano sociale sia su quello tecnologico. Papa Francesco ci invita alla conversione ecologica, a un nuovo stile di vita. L'enciclica del 2015, da allora a oggi la situazione è ancora peggiorata, ormai è un imperativo la conversione ecologica. Certo, la conversione ecologica è ciò che noi dobbiamo fare se vogliamo dare un futuro al pianeta, ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. È una grande responsabilità a cui la Laudato Si ci ha richiamato e il Papa ha continuato a richiamarci negli anni successivi. Per fare questo abbiamo bisogno sicuramente di cambiare il nostro modello di sviluppo, di uscire da un'economia dello scarto e cercare dei nuovi stili di vita. Non è una sfida impossibile, ma è una sfida che possiamo cercare insieme di vincere, soprattutto creando dei legami comunitari, costruendo delle relazioni che ci permettono di dare vita a dei progetti generativi, che ci permettono di sostenere le comunità, di sostenere le persone e di fare quelle innovazioni, sia sul piano sociale che sul piano tecnologico, che oggi sono possibili e che rendono più sostenibile la nostra vita sul pianeta. Essere sostenibili dal punto di vista ecologico non è possibile senza essere sostenibili anche dal punto di vista sociale. Uno dei punti di forza della Laudato Si è sicuramente quello di sottolineare lo stretto legame tra il grido dei poveri e il grido della terra, la necessità di combattere un'economia dello scarto, un'economia insostenibile, non attraverso la crescita economica, che non può risolvere tutto, ma attraverso una riduzione radicale delle diseguaglianze. Solo avvicinando le persone, evitando i grandi squilibri, che è possibile salvare il pianeta. Il ruolo delle comunità locali è indispensabile. Il ruolo delle comunità locali è fondamentale. Il Papa ha insistito in molte occasioni sul fatto che è vero che bisogna pensare globalmente, ma bisogna imparare ad agire insieme a livello locale, unendo le buone pratiche, unendo quelle realtà che già sul territorio generano relazioni sociali positive, generano sostenibilità, generano innovazione. Fare rete tra queste realtà, creare dei legami comunitari, investire sulla transizione energetica creando le comunità energetiche rinnovabili è il modo migliore per far sentire in concreto che cosa significa la conversione ecologica. Ora torniamo a Tortona perché vogliamo mostrarvi le immagini e le interviste realizzate in occasione del terzo e ultimo appuntamento della Festa della Pace organizzata dall'Azione Cattolica, un appuntamento che quest'anno ha toccato tre località sparse sul territorio vasto della diocesi. È stata una festa diffusa, quella proposta da Azione Cattolica alla Diocesi di Tortona. La Festa della Pace, che tradizionalmente ACR propone alle ragazze e ai ragazzi nei mesi di gennaio e febbraio, sulla scia della Giornata Mondiale della Pace che si celebra il 1° di gennaio, ha toccato quest'anno tre località diverse nel vasto territorio della Diocesi, Casteggio, Arquata, Scrivia e Sale. Il tema scelto è stato Allenati alla Pace. La festa di oggi conclude il breve ciclo di feste della pace che siamo tornati a proporre dopo il periodo del Covid. Ci sembra assolutamente fondamentale parlare di pace in questo momento con tutti i ragazzi, e in particolare i ragazzi dell'ACR sono sensibili davvero al tema della pace.
La festa di oggi è a Sale, c'è stata una festa a Casteggio e una festa ad Arquata Scrivia. L'appuntamento è per i campi estivi e è sempre davvero un'esperienza bella condividere con i ragazzi e con i loro genitori, con le famiglie, qualsiasi momento di festa che poi diventa di riflessione. Nella chiesa di San Calocero a Sale, nell'Alessandrino, si è svolta la terza e ultima tappa di questa festa 2023. Il vescovo Guido Marini ha incontrato le bambine e i bambini, ma anche gli adulti e gli educatori che li hanno accompagnati, proponendo loro una breve riflessione che ha suggerito a tutti di provare ad essere costruttori di pace. Una cosa interessante, è stato molto bravo, la parola pace è composta da quattro parole che sono parole, almeno le prime tre, che entrano sempre in gioco quando noi viviamo in pace: preghiera, amore, confessione, quindi misericordia di Dio per noi, che combatte l'egoismo. È stato bello, perché questo è quello che vorremmo fare, vorremmo insegnare ai ragazzi in questo patto educativo che c'è e che l'Azione Cattolica porta avanti. Ci crede molto l'Azione Cattolica in questo patto educativo tra le famiglie e i ragazzi. La festa della pace poi è una tradizione dell'Azione Cattolica proprio in questo periodo dell'anno, dopo la giornata mondiale della pace che il Santo Padre, sappiamo, celebra per la Chiesa Universale il 1 gennaio di ogni anno. È sempre bello prendere parte alla festa per la pace che organizza l'Azione Cattolica anche qui nella nostra diocesi. Certamente è un'occasione per riflettere sul tema della pace con gli adulti, i giovani, soprattutto i ragazzi e i bambini. Un'occasione per riflettere e un'occasione anche e soprattutto per pregare e per non dimenticare i fondamenti autentici della pace, che sono sempre la nostra preghiera, una preghiera che si trasforma quotidianamente in gesti di amore, di amicizia, di perdono, di comprensione. E poi, come oggi ricordavo ai ragazzi e ai bambini, il termine pace ha un sinonimo ed è il termine Gesù, perché Gesù è la pace, colui che ci dona la pace vera, è il principe della pace che, cambiando i nostri cuori, rende tutti noi operatori di pace. È dunque bello che in queste occasioni bambini, ragazzi, giovani, adulti scoprano che la sorgente autentica della pace è sempre Lui, il Signore Gesù, e tutto il resto che noi cerchiamo anche di operare e di fare in questo senso trova radice sorgente lì, in Lui, in colui che è principe della pace per tutti noi. Il cammino prosegue, anzi non finisce mai, e così l'appuntamento è stato rinnovato per tutti i campi estivi che tradizionalmente la diocesi di Tortona organizza a Brusson. I ragazzi ora sono alla merenda, c'è anche questo momento adesso un po' di festa, e per proseguire poi il cammino dandoci la rivederci nei campi estivi dell'estate. L'Azione Cattolica su nella Casa Alpina di Brusson. I campi estivi sono sempre anche quello un bel momento per crescere, per vivere insieme e per sperimentare e vivere la passione educativa di Dio per l'uomo, di cui noi siamo strumenti e testimoni. Nell'ambito del percorso diocesano di formazione politica, a Genova la diocesi ha organizzato un momento d'incontro con Monsignor Luigi Molinari, direttore dei Cappellani del Lavoro, che ha affrontato il tema La questione del lavoro nella nostra città, criticità e prospettive. Abbiamo preparato per voi una sintesi, la registrazione integrale va in onda domenica sera alle 21.40 su Telepace 1 al canale 12. A Genova, dici lavoro e dici Monsignor Luigi Molinari, direttore dei Cappellani del Lavoro, conosciuto in tutte le grandi aziende del capoluogo ligure. Eppure questo sacerdote, che ha alle spalle decenni di suole consumate fra fabbriche e operai, incontrando le persone che partecipano al percorso diocesano di formazione politica dell'arcidiocesi, non ha messo in primo piano la sua interessantissima esperienza, ma la dottrina sociale della Chiesa, con un invito semplice: bisogna studiarla.
stavamo facendo un incontro in una grossa azienda della nostra città e io avevo voluto presentare rapidamente la Mater et Magistra di Giovanni XXIII, che c'è un capitolo sulla organizzazione aziendale del lavoro. Io poi ho regalato questi opuscoletti ai presenti e c'era anche il responsabile della rappresentanza sindacale di quello stabilimento. Dopo 20 giorni incontro questo amico, insomma, militante in un partito di sinistra, e mi dice: ma voi preti cosa combinate? Un documento come questo avreste dovuto farlo conoscere, avreste dovuto divulgarlo, perché contiene delle linee che sono di grandissimo interesse. Il perché è altrettanto evidente. Se è vero che nel ventennio fascista la partecipazione dei cattolici alla politica venne nuovamente stimolata ed educata grazie ad uno sforzo di formazione che la Chiesa seppe avviare, oggi, ad un secolo di distanza, quello stesso sforzo formativo è a sua volta imprescindibile, vista la scarsa partecipazione non solo ai cosiddetti corpi intermedi, ma anche la formazione, insomma, deve sostenere la coscienza. Il percorso della Chiesa genovese in accompagnamento al mondo del lavoro è iniziato con la costituzione del gruppo dei cappellani del lavoro, quale presenza discreta e fedele nelle fabbriche del capoluogo. Un vivere inseriti negli ambienti di lavoro, con umiltà, cercando di imparare, di rendersi conto, condividendo tutto, momenti facili, momenti dolorosi, segni, sconfitte. Negli anni l'attività dei cappellani del lavoro ha saputo articolarsi anche nella difesa dei posti di lavoro. È un servizio che la Chiesa genovese è lieta di offrire al mondo del lavoro sotto traccia, in silenzio, quotidianamente. Non solo, ma l'obiettivo della Chiesa genovese è di creare, oltre che la difesa del lavoro, una città sempre più dialogante, una città che si confronta, una città, diciamo, che guarda, lo diceva il vicario episcopale, quotidianamente al bene comune. Quindi un lavoro proprio di costruzione quotidiana. Un servizio volto alla promozione del dialogo e della solidarietà che per la Chiesa genovese è prezioso ed è una particolarità della città nel rispetto scrupoloso di tutti coloro che partecipano a quel dialogo, istituzioni, industriali e sindacati. Per noi è preoccupazione quotidiana di non invadere mai il campo di nessuno. Naturalmente con questo ci sentiamo anche autorizzati a esporre quello che è il punto di vista della Chiesa genovese, con rispetto verso tutti, senza invasione di campo, ecco, con molta franchezza, molta umiltà e molta serenità. Terminiamo questo appuntamento settimanale con noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito. Ci rivediamo la prossima settimana.